Vittorie, applausi, gol, tanti gol. La storia della Juventus continua così. I 5 scudetti consecutivi dei primi anni 30 l'hanno resa famosa in tutta Italia. La squadra fondata dagli studenti del D'Azeglio è sempre protagonista, anche quando non vince. Batterla diventa un punto d'onore per tutti. La capriola di Vialli, Trapattoni portato in trionfo, Zidane a segno, sono la copertina di questa puntata, illuminata da una stella, quella del 10° scudetto. Quando uno parla di un centenario, è sempre una cosa, a me perlomeno, suscita il pensiero di che cosa è successo in questi 100 anni. 100 anni, diciamo, 100 anni fa c'erano appena appena il treno a vapore, oggi ci si sposta con i jet supersonici. La posta andava ancora quasi trainata a cavallo, oggi c'è internet e c'è l'email. Sono cambiate molte cose, sono trascorsi dei periodi storici importanti, ci sono state 2 guerre, c'è stato un periodo di dittatura, ci sono state veramente delle modifiche colossali. Una delle cose che è rimasta sempre costante in questo periodo è stata la Juventus, che in questi 100 anni ha vinto quasi un quarto delle volte il campionato italiano. ...1936, le Olimpiadi di Berlino che dovevano celebrare la superiorità della razza ariana restano invece il trionfo di 4 gare di Jesse Owens, il nero dell'Alabama, al quale Adolf Hitler rifiuterà di stringere la mano. Anche gli italiani se la cavano bene. Negli 80 ostacoli trionfa Trebisonda Valla, detta Ondina. Nel torneo di calcio Vittorio Pozzo porta gli azzurri a un altro successo di prestigio dopo il titolo mondiale del 34. L'Austria è sconfitta in finale per 2-1 nei supplementari. La Juventus è ben rappresentata dai 2 terzini, Alfredo Foni e Pietro Rava, eredi della celebre coppia Rosetta Caligaris. Compiere vittoriosamente il proprio dovere verso la patria è la più grande soddisfazione che un uomo di fede e di sport possa desiderare, scrive Vittorio Pozzo con tutta la pomposa retorica dell'epoca sulla stampa. Sono gli anni della mitica Wanda Osiris e di un'Italia ancora tranquilla e inconsapevole, nella quale persino il Duce, con Stivali e Speroni, prende a calcio un pallone. Mentre la Juventus attraversa anni difficili di rinnovamento, la nazionale continua a dettare leggi e si laurea campione del mondo anche nel 1938 a Parigi, superando in finale l'Ungheria. La Coppa la ritira dopo l'obbligatorio saluto fascista, Capitan Meazza. Immagini di un altro mondo, graffiti di un altro calcio. Migliore o peggiore? È sul migliore di adesso, perché adesso, secondo il mio punto di vista, ci sono troppi interessi più o meno puliti. Mentre invece allora c'era più volontà di fare dello sport sul serio e senza tanti sotterfugi o pasticci. Silvio Piola è stato il più grande cannoniere italiano di tutti i tempi, ma per diventare juventino a 32 anni dovrà aspettare la fine della guerra. L'Europa dello sport deve fermarsi mentre avanzano le armate di Hitler, gli orrori, le distruzioni. Molti calciatori partono per il fronte, anche se fama e denaro potrebbero consentire loro di restare a casa. Allora la patria si scriveva col P maiuscolo e io ero uno di quelli.
E quindi ho voluto andare per non approfittare del fatto di essere stato giocatore e quindi di togliermi dalla mischia. Ho seguito il corso del mio destino, diremmo così. E non ho accettato che nessuno intervenisse a trattenermi in Italia. E così partì con la divisione alpina tridentina e andai in Russia. Lo sbarco americano e la lotta partigiana riportano la libertà a un'Italia stremata che vuole dimenticare, ricominciare a vivere. Nel calcio è il grande Torino di Valentino Mazzola a raccogliere l'eredità della Juventus del quinquennio. Una squadra imbattibile, un titolo dietro l'altro, un gol dietro l'altro, in uno stadio leggendario, il Philadelphia. È un solo avversario in grado di contrastarla, la Juve di Sentimenti Quarto e De Petrini. Che Torino, quel Torino. Bacigalupo, Ballari, Maroso, e poi Menti, Loic, Gabetto. Una macchina micidiale, un'orchestra entusiasmante applaudita da tutti. 5 scudetti consecutivi come la Juventus, ma l'ultimo è assegnato postumo a una squadra che non esiste più. 24 maggio 1949. Di ritorno da un'amichevole disputata a Lisbona, l'aereo del Grande Torino si schianta contro la Basilica di Superga avvolta dalla nebbia. Quella disgrazia di Superga che ha colpito tutti quanti in un modo proprio grandissimo, un grandissimo dolore abbiamo, perché erano tutti giocatori della nostra epoca, della nostra età, e soprattutto noi che eravamo a Torino, ci incontravamo, si può dire, 3 o 4 volte alla settimana, o in centro o al campo, quindi è stata una cosa molto dura, perché erano tutti dei grandi giocatori veramente, una grande squadra che se non succedeva quello andava ancora avanti un po', perché la società del Torino era stata lungimirante e cominciava a preparare già le eventuali sostituzioni di quelli che avevano già un po' più anni sulla schiena. Contendersi lo scettro di Capitan Valentino sono la Juventus di Sentimenti Quarto e le due milanesi. Il 22 luglio 1947 Giovanni Agnelli succede a Piero Dusio alla presidenza della società bianconera. Se il Milan sceglie il filone svedese del Grenoli, la Juve segue la pista danese e così a due giovanotti di belle speranze come Hermes Muccinelli e Giampiero Boniperti affianca John Hansen e Carl Prest, protagonisti dell'Olimpiade di Londra. La Juventus torna a vincere lo scudetto nel 1950, dopo un vuoto di 15 anni. L'allenatore è l'inglese Carver. L'attacco segna 100 gol. L'unico dispiacere glielo infligge proprio il Milan degli svedesi, che a Torino ottiene un clamorosissimo 7-1. Gli stadi sono sempre pieni quando gioca la Juve. E se in allenamento ci si diverte, dei sorrisi di Hermes Muccinelli e John Hansen è meglio non fidarsi. Attenzione a questo soldatino in libera uscita, diventerà un grande generale, Giampiero Boniperti. Boniperti è stato uno dei più grossi giocatori europei del suo periodo, tant'è vero che nella nazionale, diciamo, europea contro l'Inghilterra, a quell'epoca l'Inghilterra era ancora, gli inglesi erano molto presuntuosi, facevano la squadra di tutta l'Europa contro di loro, ma nella squadra europea c'era Boniperti, non solo c'era Boniperti, ma ha segnato. Boniperti è sicuramente stato un grandissimo giocatore, una grandissima bandiera per la Juventus, e questa sua carica juventina l'ha anche trasferita nel periodo dirigenziale. Giovanni Agnelli ha buoni motivi per sorridere. La Juventus si prende anche lo scudetto del 1952.
Questa volta il tecnico è ungherese, Giorgio Sarosi, che subentra a Combi e Bertolini. La Juve di Prest, Boniperti, John Hansen. Gol per tutti i gusti. Io lasciai la Juventus nel 53, deciso a non occuparmi più né della Juventus né di calcio. Mi scusi una domanda indiscreta, perché? Perché in quell'anno mi sposai ed altre responsabilità vennero su di me che mi assorbivano totalmente e non volevo più essere distratto dal calcio. Naturalmente dopo 2 o 3 anni la passione juventina e i tifosi juventini mi costrinsero a cercare un nuovo presidente. Indicai allora mio fratello, gli fui vicino, lui si occupò e fece presidente della Juventus per 5 anni, vincendo altri 3 scudetti. La sfida con l'Inter nella nebbia di Milano diventa il derby d'Italia. Le gradinate non bastano più a contenere il pubblico. Bruno Nicolè è uno dei giovani che permetteranno alla Juventus di riprendere il volo. L'anno della svolta è il 1957. Sotto la presidenza di Umberto Agnelli arrivano Omar Sivori e John Charles. Sivori, il genio dalla rissa facile, Charles, l'ariete gentiluomo, faranno molto parlare di sé. Quello che forse mi ricordo di più, perché mi ha impegnato di più, è stato Sivori, perché è stato un giocatore prima di tutto di grandissimo talento e faceva piacere vederlo sul campo. E poi questo suo carattere un pochettino super naturale lo rendeva una persona piuttosto difficile e l'allenatore da solo non era in condizioni di gestirlo, quindi spesso anche noi dirigenti dovevamo aiutare a gestire questo personaggio, che è un personaggio a quell'epoca abbastanza ineducato, però con un grandissimo cuore, con una grandissima generosità, e quindi a questo mi sono affezionato, oltre all'ammirazione per il calciatore e qualche volta anche alla necessità di tirargli le orecchie nel modo come si comportava. Un giocatore unico, irripetibile, Sivori. In campo usava bene i piedi e qualche volta troppo spesso anche le mani. Un incidente con Bergamaschi della Sampdoria il 25 marzo del 62 gli costò una delle più lunghe squalifiche della storia del calcio. 6 giornate. Dunque, io sono molto dispiaciuto di quello che è successo. Quest'anno è stato un anno disgraziato per la Juventus e per me. Mi sembra soltanto che in quelle 6 giornate che mi hanno inflitto hanno esagerato un pochettino. Forse sto pagando quello che avevo sbagliato prima. Questa volta non avevo, le assicuro, sbagliato in nessun momento. Soltanto forse dopo il regire, però lì non capivo più niente.
Io l'ho sempre detto e lo ripeto, sono contento di essere in Italia, nella Juventus e formare parte della Nazionale Azzurra. Avrò sì o no 5-6 anni per giocare ancora. In tutto quel tempo le assicuro che farò dimenticare questi brutti momenti. Garzena, Nicolè, Colombo, Charles, Ferrario, Matre, Stivanello, Boniperti, Emoli, Sivori, Corradi, Stacchini e la Juventus campione d'Italia del 1958, la Juventus della prima stella. Beh, Sivori come giocatore era un grande giocatore, veramente. E aveva tutti i numeri, sapeva difendersi, picchiare, dribblare, fare gol goleador, passare la palla. Come si dice, il giocatore sudamericano. Aveva un carattere un po' particolare, insomma, ecco. Era così difficile come persona. Però noi abbiamo, ognuno faceva la sua vita, la sua strada, e in campo abbiamo dato molto per la Juventus. Se ci fosse un Char nella Terra del Fuego, oggi io partirei per andarmelo a prendere e me lo porterei a spalla nella Juventus. Con Boniperti, Charles e Sivori arrivano anche gli scudetti del 1960 e del 1961. In panchina Carlo Parola affianca Renato Cesarini. Boniperti, che aveva debuttato il 2 marzo 1947, chiude il 10 giugno 1961 dopo 14 anni in maglia bianconera, 459 partite disputate, 179 gol segnati, un record di fedeltà e bravura. La Juventus che vince fa sempre divertire, oggi come allora. Per me era più divertente perché avevo 40 anni meno, quindi indubbiamente quando uno fa queste cose tra i 20 e i 30 anni e in prima persona si diverte, lo fa con passione, lo vive tutti i giorni. Oggi mi sento un po' un padre nobile di questa Juventus. La seguo sempre con molta attenzione, con molto tifo, con molto ardore, però non è più il discorso di vivere la vita della squadra come facevo a quell'epoca lì. La Juventus d'Azeglina era presieduta da Enrico Canfari, uno dei soci fondatori. Ma chi per primo la portò al successo fu lo svizzero Alfredo Dick, che nel 1906, messo in minoranza per la sua invadenza autoritaria, per ripicca fondò la squadra del Torino. Passata la bufera della Grande Guerra, l'attività calcistica riprende vigore e il 24 luglio del 1923 Edoardo Agnelli, per acclamazione, viene nominato presidente dell'Assemblea. Comincia così la leggenda della squadra più titolata d'Italia. Edoardo Agnelli, infatti, durante i suoi 9 anni di presidenza, vedrà conquistati ben 6 scudetti. Con la tragica scomparsa di Edoardo Agnelli e il susseguirsi di presidenti da Craveri, Mazzonis, a De La Forest de Divon, la Juve per parecchi anni non riesce più a vincere il campionato, aggiudicandosi però la sua prima Coppa Italia nel 1938. Dal 1941, negli anni di egemonia del Grande Torino, è Dusio ad assumere la presidenza. Ma nel 1947 la famiglia Agnelli torna protagonista e con lei la Juve, che torna a vincere nel 50 e nel 52 sotto la presidenza di Giovanni Agnelli. Nel 1956 è ancora un Agnelli, Umberto, ad assumere l'incarico e a regalare al pubblico bianconero altri 3 scudetti che portano la Juve alla conquista della prima stella. 2 fratelli, 2 presidenti. Ma quali differenze?
siamo sempre stati d'accordo quando c'era da comprare un giocatore da investire un certo numero di soldi nella squadra. C'era una differenza di consuetudine, di modo di agire nei riguardi della squadra, perché io appartengo a una generazione precedente dove il calcio era ancora, diciamo, visto da dilettanti, anche se erano dei dilettanti già costosi allora, visto da dilettanti e gestito come un hobby da domenica, e non molto più di quello. Lui invece è molto più organizzato come temperamento e lo è stato nei fatti. Siamo persone con dei caratteri diversi, quindi questo ad un certo momento lo si può vedere anche nell'esternazione del tifo, nel modo come uno si comporta. Certamente, diciamo, per mio fratello vale di più il bello per il bello, talvolta anche a scapito, diciamo, della costruzione dell'insieme della squadra, del complessivo. Io probabilmente sono più attento a che il complessivo sia quello che dà i risultati. Mi piacerebbe che questo complessivo avesse anche il massimo delle punte, ma sono delle punte di diamante che devono inserirsi in un complessivo. Le punte di diamante da sole qualche volta possono essere più negative ai risultati che positive, mentre mio fratello, diciamo, dà massima preminenza alla punta di diamante di per sé. Nel 1962 subentra alla presidenza Vittore Catella, ma questa non è una Juve spettacolare, anche se il suo allenatore Heriberto Herrera riesce a strappare all'Inter dell'altro Herrera, Elenio, lo scudetto del 1967. Dopo 10 anni e per quasi un ventennio, torna alla Juve Giampiero Boniperti, il presidente a metà, come è stato definito per la sua abitudine a lasciare il campo dopo i primi 45 minuti di gioco. Durante gli anni della sua presidenza, la Juventus ha vinto tutto, 9 scudetti e tutte le coppe internazionali. Ma il calcio cambia. Gli anni 90 ne segnano l'ennesima svolta. A Boniperti succede l'avvocato Vittorio Chiusano, che dispone di una task force operativa di alto livello: Roberto Bettega, Antonio Giraudo, Luciano Moggi. Le reti di Del Piero e Boxic costituiscono il filo conduttore da un presidente all'altro di una Juve che, secondo alcuni, ha determinato l'evoluzione del calcio italiano. No, non credo. Ma non credo né la Juventus né nessun'altra squadra. Credo che il calcio italiano, semmai, sono più i mezzi tecnici che l'hanno cambiato. Il modo di fare gli stadi, il modo di utilizzare la televisione, il modo in cui i giornalisti hanno interpretato il calcio, che non il modo di giocare delle squadre stesse. La Juventus ha ottenuto dei risultati, quindi può aver aumentato la passione per il calcio, ma direi solo in questo senso qua. Uno scrigno di pietre preziose, dalla rovesciata di Carlo Parola alle parabole di Alessandro Del Piero. Scegliete quella che più vi piace.
dal Regno Unito con amore, John William Charles, il gigante buono. Gallese di Swansea, la Juventus lo preleva dal Leeds United nel 1957. Gioca al fianco di Boniperti e Sivori, è la torre, lo scardinatore, capace di gol impossibili per ardimento e acrobazia. Questa è l'ultima versione, con sigaretta e moglie. È stato uno dei pochi giocatori britannici ad avere sfondato in Italia. Perché? When Juventus came after me, through an agent, through their scout, Gigi Parnacci, and he persuaded me to go to Italy. Io non volevo lasciare il Leeds, volevo restare qui. Ma la Juventus mi contattò attraverso un talent scout, Gigi Peronace, che mi convinse ad andare in Italia. A quei tempi per me era molto difficile lasciare l'Inghilterra, perciò firmai solo per 2 anni e dissi a mia moglie, sono solo 2 anni, poi se ci piace restiamo, altrimenti torniamo indietro, ma rispetteremo la nostra scadenza. We will stay 2 years, and if we like it, we stay. If we don't like it, we come back. You know, but we serve the 2 years that the contract was for. Bravo e buono. Che emozione vincere il campionato. The best. La cosa più bella che mi sia mai capitata è stato vincere lo scudetto per la prima volta. Forse perché prima non avevo mai vinto niente. Con il Leeds eravamo arrivati secondi, ma vincere lo scudetto in Italia è stato incredibile. Arbitro delle baruffe fra Boniperti e Sivori, ma in cuor suo, per chi tifava? I supported both of them actually, because they were good friends of mine. You know, Boni was a great player. Tifavo per entrambi perché erano entrambi miei amici. Boniperti era un grande giocatore, come Sivori d'altronde. Molto diversi tra di loro, ma grandissimi giocatori e miei grandi amici. Boniperti mi invitava a casa sua e si prendeva cura di me. Voglio molto bene a Boni, ma voglio molto bene anche a Sivori, anche se era completamente diverso. Gli piaceva uscire la sera e qualche volta, beh, non spesso, ma qualche volta uscivamo insieme. And sometimes, you know, not always, but sometimes we went together. Solo in una partita perse la pazienza con Sivori. We played in Sampdoria and he got a bit nasty with the referee. Beh, giocavamo contro la Sampdoria e lui era stato molto duro con l'arbitro dopo aver commesso un fallaccio su un avversario. Non riuscivamo ad azzittirlo. Avevo paura che venisse espulso e così l'ho colpito. Sono cose che capitano, ma solo per calmarlo un po'. Il gigante buono. È importante essere visto così, soprattutto per uno grande e grosso come me. Forse però qualche volta non ero poi tanto gentile. Mi arrabbiavo anch'io. Era un altro calcio, il calcio di Charles. Lealtà. C'era maggiore lealtà verso la squadra. È rimasto in buoni rapporti con la Juventus? I think Juventus, they've been very good. La Juventus è sempre stata buona con me. Mi invitavano a vedere le partite e si occupavano di tutto. Mi hanno portato in Scozia. Ovunque abbiano giocato li ho seguiti e si sono sempre presi cura di me. Bettega è stato impareggiabile con me. Beh, lo sono tutti. E che dire? Amo questo club. È meraviglioso. Well, Juventus as an all, they've always been good to me. You know, I love the club, you know, and it's wonderful. La leggenda di una squadra comincia dai numeri 1. Combi, l'eroe del quinquennio. Sentimenti quarto, un portiere al quale i pali andavano stretti, trasformava i rigori e si buttava all'attacco.
Viola, un pezzo di ghiaccio. Mattrel, il custode della prima stella. Anzolin, un piccolo angelo, di nome e di fatto. Zoff, il più grande, e Peruzzi conferma. Penso che il mio modello sia sempre stato Zoff per la sua semplicità delle sue parate. Aveva un modo di parare molto semplice e questo rendeva una parata difficilissima una cosa come bere un caffè. E io mi sono ispirato sempre a lui, non so se ci sono riuscito. Comunque spero di qualche volta di emularlo. Poi Tacconi, il vulcanico Tacconi, allenato, beato lui, da Zoff in persona. Quando uno ha deciso di andare, deve chiudere sull'uomo. Pronto? Via! Peruzzi, il portiere del centenario. Essere il sostituto di Tacconi, che poi fu il sostituto di Zoff e di altri portieri importanti, è un grosso peso da portare, questo sì. Io cercherò di fare del mio meglio quanto mi è possibile per tutte le prestazioni che farò con la Juventus. Stile e stili, gesti e gesta. Ecco l'altra faccia del calcio. A ogni rete Ravanelli diventa l'uomo mascherato. Muma Orsi suonava il violino e ballava il tango. Guardate Combi che cappellino. Piero Magni collezionava maglie. Le ha indossate tutte dall'1 all'11. E poi Omar Sivori.
I suoi calzettoni arrotolati intorno alle caviglie hanno fatto epoca. Aveva un soprannome curioso, Cabezon, testone. Ferrario invece era Mobilia e Felice Borel Farfallino. Sua Maestà Platini si concedeva solo un vezzo, la maglia fuori dai pantaloncini. Ad Aldo Serena i derby piacevano così tanto che li ha giocati sotto tutte le bandiere, Juventus e Torino, Milan e Inter. Questo suo gol da granata costò il posto a Tacconi. Roberto Baggio coltiva due passioni, la caccia e il codino. Gianluca Vialli invece non ha mai messo la testa a posto, prima capellone e adesso pelato. Anche il look complice d'anni. Sulle direzioni del favore popolare, il tifo, varrebbe la pena di indagare con riferimenti socioculturali e persino etnici. Il primo responso ad ogni modo è questo, che agli italiani piace partigiare per chi vince. La Juventus gioca bene, vince sempre e non è né lombarda, né emiliana, né veneta, né toscana.